sono vestita così per... per non crearti problemi. So che ti vergogni di me. Non è vero? Mi hai lasciata sola. Perché ti mettevo in imbarazzo. Giuliano. È importante. Ho bisogno di sapere la verità. Se ti vergogni di me, abbi il coraggio di ammetterlo. Non ho mai sopportato le bugie. No. Io non ti ho mai mentito. La vergogna non c'entra. Il fatto che tu sia una zingara non ha niente a che vedere con questa storia. E di che cosa si tratta allora? Non sono innamorato di te. Abbiamo passato una notte insieme. È stato bello, lo ammetto. Ma cosa ti aspettavi di più? Ma io per te sono andata via di casa. Lo so. Non dovevamo sposarci. No. Ti sbagli. Non ho mai parlato di matrimonio. Non è vero. Volevi che diventassi tua moglie. E allora? Ma come allora? Lo ricordo benissimo. Mi hai chiesto di sposarti, ne sono certa. No, 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 tu hai le idee un po' confuse, bambola. Non chiamarmi bambola, ti prego. Va bene, scusa, mi dispiace. Voglio solo farti capire che al giorno d'oggi un uomo e una donna hanno la libertà di passare una o più notti insieme senza peraltro essere costretti a sposarsi. Sveglia, siamo alla fine del XX secolo. Ma sono stata tua, capisci? Ho fatto l'amore con te. E io con te? Siamo pari, come vedi. Pari, ma cosa dici? Io non ho più un posto dove vivere. Un momento, ho trovato la soluzione. Quale soluzione? Adesso vedrai. Finito? Francesco, ho bisogno di un favore. Dovresti gentilmente trovarmi una stanza per un paio di giorni in un albergo di prima categoria. Ma perché vuoi trasferirti in albergo? No, non è per me, è per questa signorina. Io in un albergo? Sì, non deve ringraziarmi. Francesco si occuperà di tutto. Vieni. Questi soldi ti basteranno per qualche giorno. E se avessi bisogno di altro, mettiti in contatto con lui. Ti farà avere un assegno da parte mia, d'accordo? No. No. Aspetta, Siviglia! Fermati, ma che cosa vuoi fare? Ma sì, lascia che se ne vada.